Molti di voi è sempre un appuntamento che viene tramandato di volta in volta con altri artisti. Il piacere è doppio perché ci incontriamo di presenza per la prima volta. Un evento che è la conferma di un sodalizio nuovo e un sodalizio che è comunque pluridecennale. Sodalizio nuovo e con Pitturiamo, infatti facciamo un applauso a Pitturiamo, che è una realtà un servizio proprio per l'arte a 360 gradi, accanto a Menin Argentati, che è il responsabile. Darò la parola a breve. Buonasera a tutti, io sono Menin Argentati, amministratore di Pitturiamo, e sono molto orgoglioso di essere qui oggi, perché oggi Pitturiamo compie un importante passo avanti. Pitturiamo è nato come un progetto web ed è nato, diciamo, quasi per caso. Io non mi sono occupato di arte fino a poco tempo fa, ho sempre fatto marketing online, mi sono occupato cioè di dare spazio e visibilità alle aziende che avevano la necessità di ottenere, grazie a internet, visibilità sulla rete. E siccome, come penso sia successo ad alcuni di voi, è successo pure a me, che io mi sono avvicinato all'arte per caso, ho scoperto che mi piaceva dipingere e ho creato qualche quadro. E così sono venuto a conoscenza, ho conosciuto alcuni artisti della mia città, che è Caltanissetta, e insieme a loro abbiamo progettato di realizzare un sito web che fosse comune ad alcuni artisti, a pochi artisti di Caltanissetta. Abbiamo creato Pitturiamo, eravamo in quattro, tre artisti oltre a me. L'idea era quella di fare un sito che potesse accogliere 10-15 persone, 15 artisti di Caltanissetta, in modo sostanzialmente da poterci dividere le spese di gestione e manutenzione, perché come spesso capita e come ben sapete, gli artisti sono ricchi, diciamo, di emozioni che riescono a trasmettere tramite le loro opere, ma spesso hanno il portafogli vuoto, quindi cercavano una soluzione che fosse economica. Abbiamo realizzato quindi questo sito, che inizialmente doveva accogliere 10-15 persone, una ventina al massimo. Ho visto che il progetto non funzionava perché era limitato esclusivamente a Caltanissetta, e così ho deciso di allargarlo a tutta la platea nazionale e di renderlo soprattutto gratuito. Nel giro di un paio di anni, da 3-4 che eravamo, oggi siamo arrivati a essere 11.000 artisti che espongono oltre 110.000 opere d'arte e che ha una visibilità enorme in tutto il web italiano. Web italiano significa, per chi ha poca dimestichezza, non soltanto in Italia, ma in tutte le parti del mondo dove viene effettuata una ricerca in lingua italiana. Quindi anche che io sono a New York, vado su Google e cerco, effettuo una ricerca in italiano, se utilizzo termini italiani, Pitturiamo, in funzione delle keyword che utilizzo, mi può uscire fuori. Quindi è possibile avere visibilità non solo nel territorio italiano, ma in tutto il mondo, purché la ricerca venga effettuata in italiano. Adesso stiamo espandendo il sito, è già presente una sezione in inglese, ma l'obiettivo è quello di inserire anche tutte le altre lingue, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro, al fine di farlo crescere sempre di più. Una critica che mi sento rivolgere spesso da molti artisti è che alcuni servizi sono a pagamento su Pitturiamo. Tantissimi servizi li abbiamo resi gratuiti proprio per dare la possibilità agli artisti di farsi conoscere, ma è chiaro che io sono convinto di una cosa. Dato che oggi ci sono tantissimi artisti, artisti o pseudotali, cioè chiunque prende in mano un pennello, una tela e quattro colori, non so se giustamente o meno, si arroga il diritto di definirsi artista.
che sia un artista vero oppure no, secondo me poi lo deve decidere il pubblico, cioè se le opere piacciono, bene, se le opere non piacciono, pazienza, alla fine. Però bisogna farsi conoscere, allora se le proprie opere rimangono confinate nel garage di casa propria, è difficile che qualcuno possa valutarle. Sarà molto più semplice che qualcuno possa valutare le proprie opere se riesce a farsi conoscere sostanzialmente. Il punto è, come dicevo, che ci sono tantissimi artisti e soprattutto, e quindi c'è un'offerta, molta offerta, e c'è una domanda molto, molto scarsa, nel senso che con il progredire delle fotocamere presenti in qualsiasi cellulare noi abbiamo, è facile che chiunque, piuttosto che acquistare un quadro, preferisca fare una fotografia, stamparla possibilmente su tela e appendersela al muro. Quindi da un lato aumenta l'offerta di opere d'arte, perché sono tanti quelli che si cimentano in quest'anno. Dall'altro lato diminuisce la domanda, perché la tecnologia favorisce, diciamo, l'utilizzo di altri strumenti, di altri mezzi, e quindi diventa sempre più complicato oggi riuscire ad attestare la propria arte. L'unica soluzione, secondo me, è l'autopromozione, cioè bisogna darsi da fare in prima persona per promuoversi a 360 gradi, online, grazie a siti come Pitturiamo o anche altri siti che voi possiate trovare utili, e dal vivo con eventi come questo, dove loro, effetto arte, sono maestri, in questo caso in Italia sicuramente, l'organizzazione di eventi di questo genere. Non è semplice riuscire a organizzare un evento con oltre 200 artisti nel centro storico di Firenze, la Culla dell'Arte, in un palazzo storico così bello. Pensate semplicemente alla difficoltà di riuscire a trasportare oltre 200 opere d'arte da Palermo a Firenze, è una cosa estremamente complicata. Loro lo riescono a fare estremamente bene, e questo sodalizio che nato tra Pitturiamo e l'effetto arte, secondo me, è estremamente importante, perché da un lato noi abbiamo molta esperienza online, loro hanno molta esperienza offline, cioè nel mondo reale, e insieme di queste due forze può aiutare gli artisti a emergere tanto nell'uno quanto nell'altro. Quindi ripeto ancora una volta, quello che per me, secondo me, è importante è che l'artista capisca che si deve dare da fare per promuoversi a 360 gradi, tanto online quanto offline. Oggi vedo che siete in tanti, siete numerosi, qui evidentemente questo segnale comincia a essere recepito. Vi ringrazio per la vostra presenza e spero che ci sia una seconda occasione per andare a organizzare il secondo premio internazionale di Pitturiamo. Grazie. Sta coprendo un vuoto, cioè pensiamo che quello che sta capitando in questo momento in Italia tra effetto arte e Pitturiamo, Giorgio Bononi mi pare che non esiste, in quanto è un marco, fa un catalogo, una visibilità aggressiva di questo fiducia. E lo Stato italiano, cioè lo Stato italiano, scusate, si occupa esattamente dei beni culturali, quelli codificati a livello museale, ma non fa nulla per portare l'arte italiana nel mondo. Attenzione, qui ho fatto un piccolo errore, perché l'arte italiana nel mondo certo che apportano gli artisti che si sono delle aste internazionali a quotazioni folli. Ora, esaminando la mostra di questa sera, che mi ricordo bene, nel senso che ci sono varie tipologie di livelli, tra professionisti e professionisti, dilettanti che potrebbero dilettarsi meno e studiare un po' di più. D'altra parte ci sono degli artisti
finanziamenti, però possa essere. Ma finanziamenti non ci sono. Ci sono certo, ma per certi correnti, per certi poteri. Come dice spesso il professor Lei, ognuno di noi deve essere imprenditore di se stesso, perché purtroppo nella vita, insomma, ce la dobbiamo cavare da soli. E quindi noi in questo percorso cerchiamo di affiancarvi il meglio che possiamo, di accompagnarvi, di raggiungere traguardi sempre più importanti. E questa mostra in qualche modo sarà un viaggio attraverso la variegata dimensione dell'arte, figurativa, astratta, male, scultoria, fotografica, e in questo modo possiamo conoscere più da vicino il pensiero degli artisti che hanno voluto raccontarci un'emozione. Sarà un'occasione ancora una volta di confronto tra le diverse forme d'arte. All'interno di sé è uno spirito creativo, ma voi col vostro talento, con le vostre doti, riuscite a dar forma alle vostre creazioni. E queste prestigiose sale, questo storico palazzo che ospitano le vostre opere, sono prova di questo. E sono prova che la vostra arte è un'arte genuina, è un'arte libera.